Lunedì 22 ottobre 2012 all'Ideal, nella rotonda Barbetti di Porta al Prato a Firenze, si inaugura la terza mostra della rassegna Firenze Panorama Arti Visive, curata dalla dottoressa Daniela Pronesti, che fra qualche minuto presenterà ai nostri telespettatori i protagonisti di questo ennesimo appuntamento con l'arte a Firenze. Vi ricordo subito i nomi dei protagonisti di questa mostra, che si concluderà il prossimo 5 novembre, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 7 alla mezzanotte, il venerdì e il sabato dalle 8 del mattino fino alle 2 della notte. L'ingresso è libero, vi ricordo l'indirizzo, via il Prato numero 4, ovviamente a Firenze. Gli artisti che espongono da oggi al prossimo 5 novembre sono Roberto Ciabani, Fulvia Ferroni, Silvia Menicagli, Anna Napoli, Stefano Martelli, Viola Mura, Andrea Tirinnanzi e Luigi Viti. Il microfono passa ora a Daniela Pronesti per la presentazione e critica degli autori delle opere che la regia fin da questo momento vi sta proponendo. Luigi Viti, pittore di Certaldo, presenta oggi questi suoi lavori che possiamo insomma, definire come delle felici interpretazioni della migliore tradizione del paesaggismo toscano. Luigi, noi ci siamo conosciuti circa un anno fa e ricordo che nel corso di questa nostra discussione tu mi raccontasti che questi paesaggi nascono non solo perché evidentemente traggono ispirazione dalle bellezze della natura toscana, della campagna toscana, ma perché questa è una realtà che tu conosci, una realtà nella quale hai vissuto per molto tempo, quindi che ti ricorda in qualche modo la tua infanzia. Sì, è proprio così. Quando mi dedico al paesaggio che vado fuori, cerco sempre di cogliere gli aspetti in cui risvegliano in me un po' questa rinascita, diciamo, in cui sono vissuto, in questo ambiente. Mi piace molto vedere le case che adesso purtroppo sono in rovina, perché vedo un pezzo del passato che si sta rovinando, sgretolando, e quindi con la mia arte cerco di prendere un po' gli aspetti vissuti di questi monumenti, diciamo, della campagna, e mi dispiace vedere che insomma c'è troppa superficialità nel recuperare, perché non si recupera più un livello storico di quello che era la nostra cultura contadina, ma vedo tutto il lustro che mettono sopra queste vecchie case. Esatto, quindi è un modo anche per recuperare i valori, quel senso della dignità, sì, della fatica, sì, del, sì, lavoro, che si accompagna poi, sì, alla dedizione totale alla terra che è propria della civiltà contadina. Esatto, e colgo proprio questo aspetto. Chiaramente il paesaggio poi lo interpreto come un momento di relax, cioè la pittura è un ben tormento, diciamo, quando si affrontano temi più importanti, perché il paesaggio per me è quelle 2 ore o il pomeriggio stare in tranquillità anche per riflettere, ritrovare la natura, per riflettere anche su me stesso, perché tante volte la confusione della vita di oggi non ci fa guardare bene in profondità, quindi queste 2 ore passate in silenzio nell'osservare queste cose passate mi rianimano molto, ecco, diciamo. Quindi la pittura diventa un po' anche un espediente contro la fretta che sempre più attanaglia, sì, le nostre vite. Per caratteri sensibili molto. Fulvia Ferroni, pittrice di Campi Bisenzio, presenta dei lavori che ci riconducono ad un linguaggio che potremmo definire espressionista, quindi tutto incentrato sulla forza evocativa del colore e sullo spazio pittorico inteso come spazio esistenziale in cui trova espressione la diretta emotività dell'artista, quella che nasce nell'impatto con la realtà. Realtà che resta pur sempre il punto di partenza di ogni suo creazione pittorica, realtà che in qualche modo si può sempre intravedere nei suoi dipinti, possiamo immaginare, leggere alcuni dettagli come residui appunto di un dato oggettivo, residui che vengono però trasfigurati proprio in forza del colore dato per pennellate materiche, corpose, e quindi colore che diventa sensazione cromatica e nitida vibrazione interiore.
Anna Napoli, pittrice che da tempo vive ormai in Toscana ma di origini siciliane. Esatto. Oggi espone a Lidl due lavori, diciamo, di recente produzione, due lavori che sembrano, Anna, raccontare sempre di più di questo tuo percorso di avvicinamento, direi, di riavvicinamento alle tue origini, le tue origini siciliane, quindi una pittura che si colora sempre di più di sole, di luce, quindi anche di una cromia che è vicina proprio alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della Sicilia. Sì, sicuramente. Dipingo quello che mi manca. Quindi è una pittura che ti aiuta in qualche modo a ritrovare la tua appartenenza e le tue radici culturali. Sì, sicuramente, le mie radici culturali, sì, sì, certo. Ma è anche una pittura che ci racconta una Sicilia, come dire, quasi da sogno, una Sicilia, Sicilia della letteratura, della poesia, della cultura, dell'arte. Beh, sicuramente è la mia Sicilia, quindi una Sicilia, diciamo, di visione mia interiore. Chiaro, non rappresentativa. Insomma, quindi un po' è anche una Sicilia rivista attraverso la dimensione del ricordo, della memoria che ti lega a questa terra. Sì, non solo comunque attraverso il ricordo, ma anche attraverso un vissuto presente che mi ricollega al passato, che però mi fa vivere anche il presente. Silvia Menicagli, pittrice livornese, che oggi non è potuto essere presente all'inaugurazione, presenta tre lavori che fanno parte del ciclo intitolato Follia, un ciclo dedicato alle grandi donne della storia, donne appunto che hanno operato nell'ambito dell'arte, della cultura in genere e che hanno vissuto delle vite particolari, delle vite insolite, donne diremmo intellettuali, dotate di grande sensibilità, che spesso hanno anche combattuto contro le gabbie imposte dalla società per rivendicare la propria libertà. Nel dettaglio troviamo esposte oggi a Lidl i ritratti di Frida Kahlo, Tina Modotti, grande fotografa esule dall'Italia al tempo del fascismo e vissuta per molto tempo in Messico, e Sylvia Plath, la grande poetessa statunitense. Tre personalità, tre ritratti di donne, tre vite straordinarie che diventano in qualche modo un mito senza tempo, un mito che Silvia Menicagli racconta con questi dipinti bicromi che si basano proprio sul contrasto fra tonalità notturne, cupe e viceversa invece accenti di bianco dati spesso anche con l'uso dell'aerografo, quindi un contrasto che serve proprio per raccontare di queste anime in bilico tra luci e ombre, tra una sensibilità accentuata e una grande forza del pensiero. Roberto Ciabani, artista, maestro che non ha bisogno di presentazioni, un artista che ha dedicato tutta la vita all'arte, un genio versatile che si è provato, io direi, in tutte le discipline artistiche che si possano immaginare, dalla pittura alla scultura, alla ceramica, all'incisione, alla medagliistica, alla grafica, ma è anche, diciamolo, un critico d'arte, saggista, quindi una persona dai talenti innumerevoli e direi sconfinati, ma soprattutto un uomo che ha veramente scelto di fare dell'arte e della pittura in particolare una missione quasi di vita. Maestro, il suo percorso, direi che nel corso degli anni, il suo percorso pittorico perlomeno, visto che oggi qui a Lidl espone dei dipinti, è un percorso che nel tempo si è sempre più indirizzato al recupero del passato, delle civiltà a noi più vicine, di quelle anche più lontane, medio orientali, la civiltà egizia, e che via via si è arricchito di un universo di simboli, di oggetti, di personaggi che hanno creato quella che possiamo definire una sua mitologia. Quindi un universo che sì, si nutre di tanti elementi, ma che poi nel loro complesso descrivono l'identità di Roberto Ciabani. Ma diciamo che tutta questa versatilità che tu hai detto e il percorso succede perché io quando lavoro ho necessità di divertirmi. Allora se uno trova la formula e si accontenta della formula, allora va avanti per tutta la vita e non è immaginabile che non si annoi, per forza.
E allora certe volte ho avuto anche dei distacchi improvvisi da un tipo di produzione a un'altra, e questo ultimo sta andando avanti da un po' di tempo, recuperando, come giustamente tu hai detto, il passato, facendo citazioni anche evidenti, ma soprattutto ora in questo momento la citazione del Medioevo, perché gli artisti medievali avevano una felicità e una libertà che oggigiorno è difficile poter vedere, nel senso, se una prospettiva non era quella scientifica, era sbagliata, a loro bastava dire che siamo in prospettiva, a prescindere. E poi tutta questa tematica, insomma, il Medioevo, secondo me, ancora oggi ha dei depositi enormi che possano essere sfruttati. Diciamo che l'artista medievale aveva qualcosa da dire, da raccontare, e l'idea, quindi il racconto, prevaleva magari sulla coerenza al vero, sull'adesione al vero. Assolutamente, assolutamente, perché chi ha veramente qualcosa da dire, da raccontare, non si basa soltanto sull'immagine corretta, ma va oltre, proprio in funzione di questo, di quello che vuole dire, di quello che vuole raccontare. Ora c'è stato un periodo in cui c'avevo più libertà, ma non è che sia una rinuncia questa qui, ho rinunciato a questo tipo di libertà globale per entrare in questo mondo, in questa storia di Melusina, esatto. Se ne parlava. Diciamo che ha esposto in mostra in anteprima, sì, un estratto da questa serie. Esatto, diciamo. E questa Melusina mi ha portato delle conferme di quello che pensavo, di quanto si può ancora scavare, cercare e trovare personaggi che poi non sono sconosciuti. Di Melusina ha scritto una poesia d'annunzio, e Buzzati ha fatto un libro a fumetti, Le Melusine, quindi è arrivato fino a noi, dal 1000 praticamente è arrivato fino a noi, sì. Stefano Martelli, pittore di La Strassigna, presenta oggi dei lavori che, insomma, ci sorprendono per la precisione fotografica, per la dovizia dei dettagli, una pittura che immagino, Stefano, ti richieda lunghe, lunghe ore di lavoro. Sì, sì, mi ci vuole tanto tempo per farle. E niente, io ho imparato da poco, dal 2009, ho fatto un corso di disegno e ho visto che il mio maestro mi diceva: "Ah, insisti perché sei abbastanza bravo". Una bella allora io, mi dispiace che oggi non ci sia il mio maestro, sennò l'avrei ringraziato personalmente. Sì. Senti, la mia impressione è che tu abbia giustamente, proprio iniziando da poco a dipingere, avendo iniziato da poco a dipingere, e il tuo intento è quello di ritrarre la realtà che meglio conosci, quella più vicina, quindi sì, a parte l'autoritratto che è classico, sì, ma anche personaggi, insomma, che fanno parte della tua vita, sì, e addirittura anche il tuo affezionatissimo cane. Sì, certo, infatti io faccio robe che conosco, soggetti che conosco, per esempio anche ora qui vedi c'è un vecchio mio compagno d'armi, di militare, e poi ne farò dell'altri, ne farò altri di loro, perché mi piace questo stile di persone che stanno insieme, mi piace, a parte faccio un po' tutto, però non è il mio stile. Quindi ti cimenti nella figura, che peraltro non è facile. Sì, le figure, anzi sto facendo un lavoro ora abbastanza grande, che c'è 4 figure di compagni d'armi, siamo insieme e mi piace fare queste momenti che si sta assieme,
si sta assieme felici. Momenti insomma di convivialità, momenti, di gioia e di condivisione. Esatto. Viola Mura, giovane pittrice fiorentina, presenta dei lavori che hanno l'infanzia come tema dominante. Viola, io so che tu sei particolarmente legata a questi dipinti, credo per una ragione affettiva. Sì, sono infatti i soggetti che sono riprodotti qui, sono tutti legati a bambini che in qualche modo hanno avuto un significato nella mia vita, quindi un affetto particolare. Quindi come particolari sono i bambini, anche particolari sono i quadri che poi hanno veramente un valore affettivo per me. Sono stati anche un buon pretesto, devo dire la verità, per portarmi via da quello che era lo studio e la preferenza del paesaggio. E quindi iniziare a allenarmi un po' anche proprio sul figurativo e anche cercare di adottare un po' quelle che erano le tecniche del passato, quindi la vera pittura a olio, cercando un po' quel classicismo, l'iperrealismo che andava prima. Quindi ho fatto un po' il percorso inverso, sono partita, che fanno di solito tutti i pittori, sono partita da cose più stravaganti, anche più contemporanee, per poi ritornare diciamo alle origini, quindi alla tecnica un po' più realista. Iperrealista, come dicevi, ma c'è un che di romantico in fondo in questa pittura. Non mi sembra che la resa fotografica del soggetto sia quello che ti preme come prima cosa. Mi sembra esatto. Che ci sia invece una volontà di dare un volto poetico alla realtà. Esatto, esatto. Sì, infatti già il soggetto, che è quello del bambino, è un po' romantico, quindi si presta. Però quello che mi premeva e che era anche interessante era trovare